E ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, è tardi la notte lo so, ma siamo tornati col secondo episodio di Assassin's Creed Valhalla. So che il primo vi è piaciuto, ve lo siete visto, sta comunque nel link in descrizione e tra i video del canale, tra l'altro è anche recente quindi è facile trovarlo. Secondo episodio dove eravamo rimasti a Forburg, eravamo appena arrivati e completato la missione Le Gambe d'Onore, me lo ricordo perché insomma mi ero appena un attimo rivisto il video. E oggi andiamo avanti con questa campagna di questo gioco che personalmente mi sta piacendo veramente tanto. E banda alle ciance, passiamo alle cose serie. Vi chiedo ovviamente intanto di lasciare un like al video, iscrivervi al canale. Ed eccoci qua con la nostra nuova armatura molto molto figa, ottenuta grazie agli shop di Forburg. Allora, abbiamo un po' di cose da fare, come appunto andare da questa donnina qua. Alla faccia della donnina. Allora, parliamo col Gunnar il Fabbro. Allora, questione di famiglia si chiama appunto la missione. Chi ne sta chi? Che è una cartomante. Ah, il tatuatore. Oh, che bello che si possa personalizzare il nostro personaggio. Allora, ma dai, questo non è brutto. Poi, acconciatura. Questa. Barba. Eh beh, signori. Busto. Vabbè, raga, ora mi diverto, Schiena. Braccio destro. Ah, puoi fare i tatuaggi speculari, perfetto. Oh, bello col tatuaggio in faccia. Ciao, bello. Eccolo il fabbro. Questione di famiglia. Gunnar Nordahl. Da milanista nel cuore sempre. Posso già migliorare la qualità di quest'ascia. Perfetto. Vediamo cosa da offrirmi. Posso però migliorare l'armatura. Che non è male. Ok. No, non c'ho soldi, sono povero come la merda. Sicuro, fra. Da chi devo andare, mo? Ah, dalla fighetta. Ok, andiamo da lui. Sto cazzo! Alvis. Poi si evolve, diventa Elvis. Oh, dai. Però comunque Assassin's Creed a farfalla, chiamiamolo così, non è mica brutto, eh. Io ti spezzo le ossa e la spina dorsale. Denunciatemi. Giù non vedo i tuoi grandi progressi. Dai. Comunque sia, beh. Livello carisma numero 2. Completa la consolazione di una veggente. La veggente vive sulle montagne a nord di Forburg e il clan è felice per il ritorno di Eivor. Mi fa piacere che il clan sia felice, ma dove sta sta veggente? Sta esattamente qua, bastava segnare la missione. Raga, mi devo abituare a nuove meccaniche, cioè perdonatemi, l'ho già detto anche l'episodio scorso. Aggiungi il capanno di Valka. La Valka è un animale che produce l'alche. Che potone in merda, raga. Basta veramente del cazzo che ho fatto. Perdonatemi. Oh, ma che bella Golden Hour che c'è a sto gioco. Cioè, un po' meglio di quella vera. Luogo scoperto, capanno di Valka. Perfetto, entriamo con la nostra nuova acconciatura ed armatura. È Valka, da giovane. Poteva essere anche una Bernardina, eh. Ti spingi a farmi visita, voglio sventrarti l'utero. No, non si dice, ragazzi. Seduta. Certo che Valka con quei tatuaggi in faccia. L'antenato di Achille e Lauro, raga. Sua madre, più che in uno stato confusionale, sembra perennemente fatta. Un nobe, frate. Te l'ho detto d'un bello. Come gli avevo detto a Supa, non ti far sacrificare. E si arriva con le allucinazioni. Minchia, raga, sto gioco ci sono più allucinazioni di uno che si fa di acidi, giuro. Mancano solo le caprette che fanno ciao e monti che sorridono, poi siamo a posto. Rito satanico appena svolto, perfetto. Come cazzo cammina? Ma pare che si sia cata addosso. Dai. No, non ti uccidere. Mano penzolante. Cazzo. Minchia che bestione. Finito l'effetto degli acidi? Vabbè dai raga, ho incontrato un lupo poco docile.
Dobbiamo conquistare quindi, ragazzi, il posto nel Valhalla, che sarebbe, da quel che ho capito, l'oltretomba. Tutta di lei Sigurd, fantastico. Ok. La missione è sostanzialmente andare a parlare con Vacca. Una volta parlato con Vacca, la missione finisce, fantastico. Questa è la mamma ancora stonata, cioè pare il fattone di Jonathan Canini. Sei un grande. Però abbiamo dei punti abilità da spendere, quindi talenti. Oh beh, scatto inarrestabile, direi, durante il combattimento lo scatto di Eivor si fa incontrastabile e respinge i nemici sacrificando il vigore. Va bene, ma noi lo prendiamo. Ci manca ancora un punto talento. Vabbè, l'ultimo punto lo spenderei per qualcosa di veramente fondamentale, ovvero poter fare gli arcieri anche su una cavalcatura. Fantastico. Mo a questo punto vado a sbloccare il punto d'osservazione e vado anche a vedere quel pallino argentato. Ma queste montagne sono altissime. Ma che cazzo è il Monte Bianco? Però, raga, la vista è spettacular. Quello va detto. Allora, prima viene, evidentemente direi anche a sé prima, la lucina, chiamiamola così. Allora, dorme sotto le guardie. Ok. Cos'è? Oh, qualcosa da depredare, perfetto. Ivan, wake up. You will be cast into the prima l'abbiamo derubato e poi l'abbiamo svegliato, bellissimo. Non lo posso ammazzare? No. Cazzo, si sta per uccidere. Cazzo, vai. Dai. Ah, è arrivato di qua. Non mica accorto. Mica, raga, sto qua è peggio di me al lavoro. Cioè, dorme tutto il tempo. Opportunità completate. Evento, storia, guerriero, sonnambulo. Ok, ok. Raga, io vedevo bene, però, cioè, dovete capire che io ho molte cose. Io non le so. Non so di cosa si stia parlando. Quindi, cioè, mi butto. Magari il gioco ti mostra una cosa, poi spesso e volentieri si rivela essere un'altra. Quindi, mi dovete capire. Ok, sincronizziamoci, dai. Beh, dai, il passaggio non è neanche male. Allora, qua che c'è sta nei dintorni? C'è Forburg, vabbè, la missione principale, poi qua che c'è? Rifugio alla deriva. Andiamo un attimo al rifugio della deriva, facciamo una piccola deviazione. Beh, non è neanche poi così tanto lontano, dai. Sto qua in basso. Rifugio alla deriva. Eccolo qua, rifugio. Ok. Raccogliamo, deprediamo, 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 deprediamo il forziere e deprediamo ancora. Ok, grazie a Fat, ciao, è stato un piacere. Torniamo, raga, a Forburg. Siamo quasi, non è poi così lontano, raga. 300 metri è primi Assassin's Creed, ragazzi, è tipo 20 metri di camminata. Qua invece sono fattibilissimi, anche se mi tocca attraversare tutto a nuoto e congelarmi il piripillo. Ma sono dettagli. Ci si fa senza notare. Wow, ci si fa senza notare, incredibile, signori. Ok, di rientro alla base dobbiamo andare di qua. Però comunque, ecco qua la nostra amica fighetta Randvi. Ma per me ormai è la nostra amica fighetta. Andiamo a parlare con il re Guthorm il Saggio. Non è che voglio sfidarti, non solo che alzi il culo da quella cazzo di sedia e vai a fare qualcosa nella vita. Però beh, sì, in effetti di Assassin's Creed c'è veramente niente in sto gioco. Cioè, non sono stati ancora nominati. Beh, poi siete morti tutti comunque. Quindi, insomma. Sigurd è venuto. Down at the docks,
Ecco fatto. Questione di famiglia è stata completata. Andiamo verso il principe prodigo. Inventario, vediamo che ci propone. Possiamo usare finalmente gli abiti di Ezio. Sì. Quanto mi erano mancati gli abiti di Ezio, ragazzi. Vabbè, è il mio preferito, da italiano. Tra l'altro è anche il personaggio che ho durato di più, perché cioè, solo lui poteva durare 3 capitoli senza mai annoiarci. Ecco Sigurd, il fratello di Eivor. Ah, Sigurd è il fidanzato di Randvi, della fichetta, oddio. Ok, beh, adesso basta seguire Sigurd. E non penso che neanche la strada sia poi così lunga. Dopo aver sognato che sto qua si suicidava, almeno adesso lo vediamo in un contesto migliore, dove solamente va ad abbracciare il re. Ma non c'è la possibilità di far scopare Eivor. Ah, fregna di Sigurd, eh? Non c'è questa possibilità, magari remota. Si scherza, ovviamente. Too many seasons. I know this. Eivor knows this. It ends now. Yes, of course, when the time is right. Minchia, com'è palloso sto re. Diciamo le cose, sì, quando sarà il tempo. Sembra una che non te la vuole dare. Tu stai lì a morire di pippe. Vediamo col tempo come si fa. Come fare, vediamo, troviamo una soluzione. Ma vai, ammazzali tutti. Abbiamo visto Roma, poi l'Africa, ma se c'è Nisa, beh, quella è di unico. E perché non ci porti in quella città? A parte che a Roma ci sto già. Eccoci, veniamo, eccomi. Ah, mo devo parlare con tutti, però. Parlo con Sigurd, ma prima parlo con la fichetta. Mi ha fatto diace di quella stronza. It is a different feeling. Warmer, but with less space to stretch my arms and legs. Ma tanto non ti devi stare sopra o sotto o sopra l'altro. Cosa importa? Can you not rekindle the flame that once burned hot? Aia, non lo ama più. Io Eivor agirei. È il momento giusto, è il momento giusto, bro. Sostanzialmente ti ha fatto capire che sei peoro. Allora, item senza la, quindi solo con la Y. Volevano copiare il personaggio da Assassin's Creed 3 e l'hanno fatto con i capelli più corti, con più barba e levando una vocale al nome. Oh, chi è lui? Basim. Raga, come cazzo facciamo a ricordare tutti questi nomi qua? Oh, andiamo a parlare con Sigurd. Fammi un bel bonifico, frate, con 250.000 euro e sono felice. Lui mi piace. Vuole ubriacarsi, lui è uno dei nostri. Uno di noi. Sigurd, sei uno di noi. Uno di noi. Sigurd, sei uno di noi. Giù. Butta giù. È riuscito ad andarci piano. Tu rendi ogni cosa una sfida. Questa è roba forte. No, noi il coso l'abbiamo provato, siamo ubriacati nell'episodio scorso, andatevelo a vedere, ragazzi. Cioè, ragazzi, finalmente riusciamo ad avere qualcosa che ricordi almeno lontanamente Assassin's Creed. Poi la cosa appare abbastanza bizzarra, perché il primo progetto di quest'arma appartiene ad Altair, che è vissuto una cosa come 300 anni dopo Eivor. Però vabbè, gli si passa, dai. Non ha capito come funziona. È vero, dovevi tagliare il dito. In Assassin's Creed 2, Leonardo da Vinci dice a Ezio: vieni qua che taglio il dito, poi non lo taglia. E dice: la nuova tecnologia permette di non dover più tagliare il dito. Però ai tempi di Altair, quindi si presume anche ai tempi di Eivor, bisognava per forza tagliare il dito. Andiamo con Sigurd. Ha un nome, certo, si chiama Burkina Faso, come la mia squadra del fantacalcio, di ultimi team, di tutto. Oh, restiamoci con la macinata, quindi penso vada usata con R1. Ok. Ah, beh, la signora sporgenza. Fantastico. Vabbè, raga, roba da principianti, dai. Oh, anche il suono di quando vai a fare l'assassino dall'alto.
è più di una volta, un po' di cose però sono state ripristinate, eh. Assassino dal nascondiglio. Però ragazzi, Assassin's Creed continua così a riportare un po' di vecchie cose di una volta. Secondo me Assassin's Creed Infinity può veramente fare dei progressioni, può veramente riportarci, magari con la grafica e alcune meccaniche di adesso, a riassaporare quello che è Assassin's Creed nudo e crudo, vero e proprio. Però è brutto che la porti sopra, perché non vuole tagliarsi il dito. C'è proprio tradimento della tradizione. E possiamo incularci a vicenda. Certo che c'è tanto da scoprire oltre queste vette di pietra. La mappa è grande sulla Russia. Ho voglia di seguire a scoprire. Oh, ci risvegliamo da un'altra parte? No, siamo sempre a Forburg, siamo sempre lì. Ragazzi, sta voce che dice che tu tradirai Sigurd non mi piace. Non vorrei che poi si vada veramente a tradire Sigurd o che Sigurd tradisca noi. Ok, brusco risveglio. Oh, primo assassinio. Direi che è andato veramente a buon fine. Rischiato di farmi beccare però, eh. Andiamo, spiedi Chiotve. Squid, squid, squid. Però voi potete anche venirmi a dare una mano, eh. Va individuata la zona con il corvo. Ah, ok. Forse è qua dentro. Ok, bene. È qua dentro, perfetto. Grazie a Senu, insomma, l'uccello, che ci ha dato una mano. Oh, mi dispiace. Ah, c'è ancora il fischio. Fuori un altro. Perfetto. Ah, erano due e basta? Minchia quante paranoie che mi sono fatto per due segate così. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene, dai. Ma che siamo troppo pochi, ma vaffanculo. Raga, sto re pare un po' un politico italiano. Non si vuole assumere le responsabilità di un cazzo. E allora scarica sempre il problema addosso agli altri. E non propone per migliorare un cazzo. Bello è che le decisioni le prendiamo tra di noi. Non è che lo prende il re le decisioni, fantastico. L'unica decisione che piglia re è quella di stare a casa. Oh, togliti dai coglioni, dai. Con la faccia incazzata di Sigurd, che gli fa capire tante cose. Oh, saliamo sulla nave anche perché a nuoto si muore di freddo. 1300 metri non devono essere poi così tanti, eh. Ovviamente c'è da girare fuori. Ok, dai, non è così tanta distanza. Ah, c'è già l'obiettivo di sconfiggere Chiotve dall'inizio. Ora c'è da vedere se Chiotve sarà l'obiettivo che, tipo come Rodrigo Borgia nel 2, che perseguiremo per tutto il capitolo. Oppure magari qualcuno con cui ce la prendiamo, lo uccidiamo, poi andiamo avanti. E verranno fuori magari altri suoi collaboratori che ci metteranno il bastone tra le ruote. Oh, benino un segnalino tipo alla GTA. Andiamo a fare la guerra. Oh, ma c'è proprio le frecce proprio. Oh, ma cosa vuoi? Cos'è torcia? Che bella visione. Oh. No, vuole ammazzare quel colpo di cazzo, ma posso usarlo su lui. Che bello. Dove sono altri che mi sto divertendo? Oh, esattamente qua. Non ci penso io a questo qua lassù. Dai. Fai l'arciere. Fai l'arciere. Oddio, l'arciere. Toh. Che culo!
un'altra cosa, raga, non voluta. Ma per niente voluta. E mi è riuscito. Volevo prenderla a randellate e mi è riuscito male, ok. Ok, GG. GG. Combatti contro i mulini a vento. Bro, altri dovrebbero essere laggiù. Qua sono finiti, sì, stiamo avanzando. Magari evitassi di darmi fo. Colpo forte. Fuori dai coglioni. Bello, con il muso. Raga, ma sono veramente del caga sotto. Sono delle pappa molle sti qua, eh. Fuori dai coglioni. Sì, ci ho pensato un pochino, ma ne valsa la pena. Qua dentro cosa c'è? Vabbè, c'è un rifornimento. Ok, le prendiamo. Tantissimo, eh? Not full. Siamo not full. C'è qualcos'altro qua? Sì, che c'è qualcos'altro, signore. Anzi, più che qualcos'altro, c'è qualcun altro. Non mi devo da fo. Sono così deficiente, ragazzi. Veramente un coglione. Oh, ci si diverte adesso. Altre navi, che bello. Andiamo a sgozzare qualcuno. Vieni, vieni, vieni. Cioè, vi immaginate che tutta la vita che ho perso... L'ho persa perché ho fatto il coglione da solo dandomi fo. E sto continuando comunque sia a farlo. C'è qua dentro un forziere. Fatti depredare, tesoro. Aspetta, c'è altra roba però da prendere. Io non mica mi fermo qua. Beh, l'entrata è piuttosto semplice. Non so perché non ci avevo pensato prima. Raccogliamo il libro del sapere e depediamo qualsiasi cosa ci sia. Ovvero abbiamo depredato tutto quello che c'era. Tranne questo. Ok. Oh. Perfetto. Tipo qua dentro. Oh, che bello quando mi salti così non perdi vita. Se potresti proprio da trombare. Malissimo. Vamos, Sigurd. Questo è Bob Sinclair. Questo, raga, Re Harald, ma per me è Bob Sinclair. Tutta la vita. Abbiamo un intento comune, non ci servono i tuoi uomini, cosa ci guadagni? Abbiamo un intento comune. Vabbè, possiamo anche accettare l'aiuto del re, nel caso fosse un'inculata, come sempre, trucidare. A tappeto. Infatti, con quel Chiotve, ragazzi, sarà... Fra una brutta fine, fra una brutta fine. Ah beh, qua potevo rispondere in maniera bruta e andare ad avere un dialogo brutto. Invece qua ci fidiamo di Re Harald, sostanzialmente. Bello però il paesaggio, ripeto, grandissima grafica. Ok. Siamo tornati indietro. Inventario, vediamo cosa c'è. Bello che, raga, avere l'armatura o non averla non fa nessuna differenza. Ci rimane sempre uguale. Possiamo migliorare l'arco? Sì. Possiamo avere il mantello del clan del corvo. A questo punto ce lo facciamo. Mano sinistra e lo scudo. Quali sono più potenti? Forse questi. Facciamo... Ok. Ok, mettiamo un parabraccio. Perfetto. Borsa. Abbiamo un botto di collezionabili. Talenti, quanti punti abbiamo? 4. Ok, beh. Dalla prossima ci possono essere utilissimi. Premi due tanto uno scatto per spingere i nemici contro il gioco. Oh, il calcio di Sparta. C'è anche Avalà, l'ha preso. Inizia ogni combattimento con uno slot di adrenalina pieno. Ci mancherebbe altro. Prendiamo lo scudo
e prendiamo il balzo. Perfetto. Abilità per prendere abilità dei libri del sapere. Imparare potenti mossi di combattimento che può usare in battaglia consumando adrenalina. Pioggia di asce. Scaglia asce da lancio contro tutti i nemici a portata. Assegna. Triangolo. Non lo so, devo un po' vedere come funziona. E dopo questi potenziamenti, ragazzi, io vi ringrazio della visione di questo video, di questa parte del walkthrough. Vi invito a lasciare like al video e iscrivervi al canale, non fate furbetti, signori. Ci vediamo col prossimo episodio. Ripartiremo dalla missione che si chiama Un Destino Crudele e andremo avanti sempre verso la rincorsa di Chiotve. Grazie alla visione, ragazzi. Un abbraccio e a presto.